spalla a spalla, immobili, eppure l'uno il sostegno dell'altra, come stretti in un unico abbraccio. È la magia delle sculture di Wilhelm Senoner, corpo e anima che si fondono in un'atmosfera senza tempo, dialogo silenzioso che prende forma e diventa poesia. Mio nonno era scultore, mio padre era scultore, quindi anche io ho iniziato nella bottega del padre a lavorare in legno. E poi da lì ho cercato di allontanarmi e iniziare la strada nuova, l'arte moderna. Tiglio dalla venatura sottile, antico e moderno. Una linea che sale, uno spigolo netto, un sigaro, un aquilone. Le mani, un segno grafico inciso nella materia per non interrompere la forma. Luce ed ombra per dare plasticità alle figure, ruvide come la terra. Così nascono le opere dello scultore gardenese Wilhelm Senoner, classe 1946, in mostra fino al 1 maggio alla Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio in provincia di Como. Una ventina tra tele, disegni, sculture, lignee e bronzi, rossi e bianchi, come segnali di un crocevia in un sentiero di montagna. Vivo a Ortisei, quindi siamo già a 1200 metri, però andavo molto in montagna. Ho vissuto parecchio dentro nelle rocce, quindi ho visto questi spigoli, questi chiari scuri, questa roccia nera. Giganti immersi nella natura da cui provengono, segnati dal vento, da osservare con calma, sapendo di essere sulla strada giusta.